Erasmo. Lo so che non lo vuoi fare, ma... Di là, va. Te tocca farlo. Ci tocca farlo. Meno male. Hanno già capito. Mettiti qua, va, mettiti là. Sono anni che viene quello. Ci prova tutti gli anni. È la 13ª edizione, dobbiamo farlo per forza. Lo dobbiamo fare per forza perché alcuni vengono solo per questa canzone. Nel senso che nei giorni precedenti vi assicuro che non era il repertorio. No. Noi la mettiamo solamente quando serve, perché chi ce l'ha insegnata, a mio Ambrogio, ci hanno detto quando serve fatela. Allora, nei giorni precedenti sono arrivate mail di protesta preventiva, perché mica sapevano il repertorio. Hanno detto io vengo, pago il biglietto, ma se non la fate mi ridate i soldi. Quindi ma mica solo uno. No, più di una mail, non sto scherzando. E come dicevo, noi la facciamo quando serve, quindi questa è una ragione, cioè nel senso di fronte a questa piccola minaccia avevamo cominciato a mettere in programma di inserire questa canzone. Perché l'altra ragione è stata che il maestro aveva deciso di ospitare una nazione quest'anno. Vi dico subito, se ospitavamo la Norvegia non la facevamo. Esattamente. Per esempio il Lussemburgo, il Liechtenstein, la Svizzera, non la facevamo. Quando lui ha deciso di ospitare la Grecia, siccome è una canzone che porta fortuna, abbiamo deciso di farla. Anche perché, come è stato detto fino adesso, in fondo siamo greci anche noi, nel bene e nella cattiva sorte. Quindi stasera serve a tutti, non solo all'Italia e alla Grecia. All'Italia e alla Grecia. Perché è una canzone che, se fatta bene, se vivete buoni protagonisti, porta fortuna. Molti di voi la conoscono, oramai l'applauso risparmiatelo, concentratevi. Molti di voi la conoscono, quindi voi sapete che dovete cantare con noi. Dovete cantare con noi il santo dell'ultimo dell'anno. Fino a domani questa canzone si può fare, poi finito. Quindi andiamo bene, siamo ancora in tempo per recuperare e per prendere un po' di fortuna per l'anno che è appena iniziato. Che già voi 5 gennaio avete fatto il bilancio e avete detto se è iniziato così, avete la possibilità di recuperare stasera. Cantando con noi il santo dell'ultimo dell'anno, San Silvestro, che per ragioni di ritmo diventa Salave. Quindi voi dovete cantare con noi Salave. Conto fino a 3, vediamo se avete capito. 1, 2, 3. Salave! Stasera siete tanti, il coro è stato veramente moscio. Vi conviene cantarla, quella la sfortuna piglia pure a chi non ci crede, quindi perché non cantarla? Anche perché, per esperienza, chi la canta con noi per l'anno che è appena cominciato ha qualche fortuna in più, garantito. Ma altrettanto garantito è che chi non la canta con noi per tutto l'anno che è appena iniziato, quindi conviene cantarla. Riconto fino a 3 e vediamo se è arrivato il messaggio di Salave. Salave, mi raccomando, bisogna cantare Salave. 1, 2, 3. Salave! Oh, questo è. L'avete cantata stavolta. È così. Solo che porta fortuna, e la fortuna quella mica passa tutte le volte. Quella passa una volta sola. Quindi voi Salave lo dovete cantare solo una volta all'interno del brano. Dovete stare attenti, come la fortuna passasse, venisse da un lato o dall'altro, voi la dovete acchiappare al volo cantando proprio in quel momento. Quando? Il maestro ha libertà di improvvisare, strofa, ritornello, strumentale, ritornello, strofa, non lo so nemmeno io, nemmeno noi lo sappiamo. Voi state attenti, non lo perché so manco io. Arriverà chiaro il momento in cui tutti, sotto, sopra, di lato, tutti cantate Salve e acchiappate quello che dovete acchiappare. Buona fortuna.
Sotto gli alberi de pere, sotto due angeli di Dio, quando Roma si battezzava, tutto il mondo si levava. Isce da me e da me narana, e da me la due nuce castagne, buona festa e caputa, e se non me l'aiata, e non mi fa tanta pannia, e per santa salve, mi tilifica l'agane, mi tascena saia sa, che la panza non me fa ma, e se non me l'aiata, e non mi fa tanta pannia. Sotto gli alberi de pere, sotto due angeli di Dio, quando Roma si battezza, tutto il mondo se ne va. Arisce da e da me na naranata e da me la due nuce castagne, buona festa e caputa, e se non me l'aiata e non mi fa tanta pannia, e per sa salve mi ti fica l'agane, mi tacenna saia sa, che la panza non mi fa ma, e se non me l'aiata non mi fa tanta pannia. Gli alberi da pere sono sempre due angeli di Dio, quando Roma si battezzava tutto il mondo si levava, arisce dam e da me una naranata e da me le due nucce castagne, buona festa e caputa, e se non me l'aia da non mi fa tanta pannia, e se non mi fa tanta pannia non mi fa tanta pannia, non mi fa tanta pannia, non mi fa tanta pannia, non mi fa tanta, non mi fa tanta, non mi va tanta pannia, non mi va tanta, non mi va tanta, non mi va tanta pannia, non mi va tanta pannia, e passa. E voi ridete. Quella ride pure. Ma che ride? No, vabbè, no, è andata così, dai. No, con gli occhiali, là, che c'è da ridere? E mi ha detto che... No, no, non ce le fa vedere, perché sennò la cantiamo per tutta la notte, sta canzone. Cioè, se ci fai vedere le facce, ci tocca cantarla tutta la notte, no? Rimaniamo così in questa situazione che, sinceramente, è andata così. Per cui, io vi dico soltanto una cosa. La 14ª edizione si farà il 5 e 6 gennaio dell'anno prossimo. Venite lì, ora che avete capito quando bisogna cantarla. Cercate di memorizzare però, adesso facciamo le prove per l'anno prossimo, sperando che si riesca a superare quest'anno. Perché... Maestro, vediamo se il coro ha capito finalmente quello che deve cantare. Eppsa! Eppsa, 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 e salve, e mi tilifica l'agane, mi tascenna saia saia, che la panza non mi fa ma, eppsa, salve, mi tilifica l'agane, mi tascenna saia saia, che la panza non mi fa ma. Ecco, Paganini. Paganini può fare tutto, fai sentire una melodia al pubblico. E se non me l'aia da e se non me l'aia da più difficile, ma la più difficile, 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 difficile.
uguale, sì. E si non me l'hai da. Questo è uguale. È facile. E se non me l'hai da. E se non me l'hai da. Cato puzza in fracità. Siamo qui con canti e suoni, d'ogni sorta d'allegria.